di servizio. Non funziona. Allora, devono dire solo coloro che non dormono qui che mangiano a cena, sì, perché quelli che già dormono sono già considerati. Quindi coloro che sono qua e non dormono in hotel devono dire a Fabrizio che si fermano a cena o no. Oppure si mangia la cena qui. Alle 8:30 c'è il ristorante dentro l'albergo per chi non è pensionato, è soltanto viaggiatore. Quindi la parola a... Luca Taluni, presidente nazionale di Federcasa, che è l'organizzazione che collega tutte le case popolari diversamente nominate, da IACP a Ater, a Casa Spaggia, eccetera, eccetera. Grazie a Taluni di essere con noi. Bene, intanto buonasera a tutti e ringrazio gli Uniti per l'invito che ha fatto a Federcasa, che appunto qui rappresento. Come ha detto Simone, Federcasa appunto è la federazione di tutti gli istituti di case popolari d'Italia, comunque denominati e comunque riformati, e a me fa molto piacere insomma partecipare a questo congresso, perché intanto a me fa piacere partecipare a tutti gli incontri, oltre ai congressi che vengono organizzati dai sindacati degli inquilini, perché i sindacati degli inquilini rappresentano per le nostre realtà, per le nostre associate, compreso quella fiorentina che io presiedo, come dire, un'interfaccia fondamentale. Questo perché? Perché noi abbiamo l'esigenza insomma di trovare forme organizzate tra gli inquilini, che sono appunto le persone che poi alla fine con le quali noi ci interfacciamo, che sono i nostri utenti, e altrimenti sarebbe, come dire, un problema, come dire, quello di non avere filtri, livelli intermedi, diciamo, di rappresentanza appunto di queste persone. Non tanto perché le persone non siano in grado di rapportarsi con il proprio, come dire, ente di riferimento di turno autonomamente, ovviamente ogni inquilino è in grado di, come dire, no, tutelare i propri interessi, le proprie esigenze, propri problemi anche in maniera diretta, lo fa abitualmente, le nostre aziende hanno appunto gli uffici predisposti ad interfacciarsi con ogni singola utenza, però questo è un tempo in cui stanno maturando delle esigenze e delle problematicità di tipo sociale che richiedono dei livelli intermedi, diciamo, organizzati, e in questo senso i sindacati rappresentano a mio avviso la forma sia più tradizionale ma anche più strutturata per poter, come dire, dialogare per quanto riguarda appunto il punto di vista di noi enti gestori. E quindi a me in maniera particolare fa piacere appunto poter non solo venire fisicamente nelle occasioni che si presentano, ma anche appunto quella proprio di creare condizioni anche ufficiose, anche informali, di dialogo appunto con i sindacati degli inquilini. Detto questo, cosa mi preme ricordarvi nell'augurarvi anche ovviamente un buon lavoro per i vostri lavori congressuali, per quello che state appunto lavorando in questi due giorni. Mi preme venire qua a Livorno e mettere in evidenza un elemento. Io non ho sentito purtroppo l'intervento del viceministro perché sono arrivato appunto per le 18 e quindi non ce l'ho fatta ad ascoltare. Però io penso questo. Penso che questo sia un tempo in cui ci sia un elemento, che è una parola, che deve essere ricordata perché è l'elemento centrale, cioè la parola è priorità. Spesso noi facciamo molti ragionamenti, molti discorsi, molte chiacchiere, come si dice in Toscana e a Firenze, la politica in particolar modo è abituata a farle, però non dobbiamo dimenticarci che la politica poi a un certo punto decide, quando decide lo fa in base alle priorità, perché purtroppo, come dire, risorse per tutto e per tutti non ce ne sono. E allora, al di là, diciamo, della nebbia dei discorsi e delle parole più o meno giuste e più o meno logiche, noi dobbiamo perdere di vista quei momenti in cui si decide e avere ben presente qual è la gerarchia delle priorità che vanno messe in evidenza ai livelli decisionali che sono chiamati a decidere. Per quello che mi riguarda,
la priorità è la sovvenzionata, l'edilizia pubblica sovvenzionata, ovvero le case popolari, ovvero le ERPE, comunque lo si voglia chiamare. Questo per quale motivo? Per un motivo molto semplice, perché io penso che, così come è stato per 110 anni circa, che come dire, l'asso di tempo da quando esistono gli istituti di case popolari, l'alternativa in questo paese come risposta ad un'esigenza sociale che tra l'altro sta cambiando, sta evolvendo, in parte sta aumentando in alcuni contesti territoriali, che è quello appunto del disagio abitativo, l'alternativa appunto all'acquisto della casa per chi se lo può permettere è la sovvenzionata, e questo deve essere l'elemento prioritario. Io non credo che forme come vanno di moda, probabilmente sono state anche citate in questa giornata, come quella dell'housing sociale, che poi si tratta di un affitto convenzionato, detto in italiano, poi alla fine, come dire, chiamiamo le cose con il suo nome, no? Come si mangia, sia, come dire, un elemento su cui scommettere per i prossimi 30 anni. Io penso che in un tempo in cui, come dire, si chiude un ciclo storico, che è quello della fine dei finanziamenti della ex GESCA, che fu chiusa nel 98 e che poi sono stati spesi fino al 2015, cioè fino ad oggi, perché appunto è rimasto un tesoretto ex GESCA consistente, che ha permesso di fare manutenzione straordinaria e nuove costruzioni nelle case popolari. Ecco, alla fine di questo ciclo storico, questo sia un momento cruciale, molto più cruciale di quando fu nel 2001 regionalizzato il tema della casa, perché in quel momento, oltre alla scelta politica di regionalizzare il tema della casa, fu fatto, diciamo, semplicemente un cambio di livello politico di riferimento, un cambio di livello di potere di riferimento, ma non fu fatto un cambio strutturale del sistema dell'edilizia sociale, nel senso che gli istituti di case popolari a un certo punto furono riformati, magari in Toscana sono diventate delle SPA perché in quel momento andava di moda la SPA pubblica, da altre parti sono enti pubblici economici, ma al di là della natura giuridica, che poco interessante o quantomeno non è certamente significativo come elemento centrale, comunque sia l'attività era rimasta la stessa. Noi continuavamo a essere stazioni appaltanti, studi di progettazione e direzione dei lavori e amministrazioni di condomini, condomini complessi, visto il tipo di inquilini. Però queste tre attività erano il cuore dell'attività delle aziende, anche se veniva cambiato il riferimento politico dai nazionale e regionale, veniva cambiato magari anche la natura giuridica. Perché questo? Perché appunto il tesoretto dell'ex GESCAL permetteva di fatto di mantenere un sistema in piedi. Questo tesoretto si è esaurito fisiologicamente, poi ogni regione ha la sua piccola storia ovviamente, però di fatto in termini generali si è esaurito. Ecco, quindi questo è il primo momento storico in cui si dovrà decidere, la politica dovrà decidere tra il livello nazionale e i livelli regionali di come riorganizzare una risposta per l'abitare sociale. E io penso che in questo periodo, quando si dovrà decidere, quindi fare una scelta di priorità in assenza di risorse per tutti gli aspetti, la sovvenzionata non possa che rimanere ancora la priorità rispetto ad altre forme. Per tanti motivi, intanto perché l'affitto agevolato, convenzionato, chiamatelo come volete, housing sociale come va di moda oggi, non riesce a partire, a decollare, perché non sta in piedi, non sta in piedi economicamente per i soggetti che lo vogliono promuovere da un punto di vista, diciamo, della committenza, e quindi hanno bisogno della Mastercard dello Stato. Allora se si ha bisogno della Mastercard dello Stato, attraverso sgravi fiscali, agevolazioni, modifiche di codice civile e quant'altro, oppure caserme gratis, e allora c'è un problema. Vuol dire che quella risposta non è così forte come viene venduta se ha bisogno della Mastercard dello Stato. Poi c'è un altro problema, che non è normata, e quindi in assenza di normativa per l'accesso si rischia, come dire, che le convenzioni urbanistiche diventino l'unico punto di caduta in cui si inseriscono delle norme per accedere a quel tipo di alloggi. È molto pericoloso, perché le convenzioni urbanistiche finiscono in mano magari a singole questioni puntuali, e se c'è un sindaco o un assessore che prende la stecca su quella singola convenzione? Solo uno, sicuramente.
il rischio diventa molto elevato che i criteri di accesso diventino, come dire, mercanteggiati. Le leggi da questo punto di vista garantiscono molto di più. L'ERP, le case popolari, sono normate dalle leggi. Non sono d'accordo con Bargellini quando richiamava al tema, diciamo, di quale la modalità di accesso alle case popolari. Qui non è fatta la scelta in base a chissà quali criteri di qualcuno. C'è una legge, uno può dire che quella legge ha dei criteri che non sono perfetti, che sono magari migliorabili, ma una legge è una legge a casa mia. E gli enti pubblici, cioè lo Stato, nelle sue forme nazionali e locali, applicano le leggi. Questo è un elemento, secondo me, di garanzia di democraticità, ma anche di garanzia, diciamo, per, come dire, per gli utenti di quel tipo di situazione. Ecco, a mio avviso, mantenere, come dire, come elemento centrale e prioritario quello di un approccio, diciamo, di una casa pubblica, e che quindi si inserisce in un solco storicamente consolidato in Italia. Io non so se la forma italiana è la migliore del mondo o dell'Europa, perché poi tutte le forme sono, come dire, vanno sempre bene o vanno male a seconda di come si utilizzano, come si gestiscono. Certo è che 110 anni di storia sono 110 anni di storia, non è che si possono chiudere dall'oggi al domani, non solo perché ci sono 750.000 circa di appartamenti, di case popolari esistenti, utilizzate in Italia, oltre altre 250.000 in collo ai comuni che fanno un patrimonio complessivo di case popolari pubbliche in Italia di circa appunto 1 milione di appartamenti tra istituti di case popolari e comuni. Ma perché intorno a questa storia di 110 anni, a questo patrimonio di 1 milione circa di appartamenti, si è costruito anche una dinamica di politiche sociali che si è consolidata. Penso per esempio al tema delle autogestioni, per fare un esempio che in Toscana, come dire, esiste storicamente e che per quello che riguarda funziona anche, perché permette, diciamo, di creare delle condizioni di tutela, diciamo, anche sociale, di rete sociale, di comunità in quel contesto in cui vengono appunto viene vissuto. Allora io penso questo, ecco, che, come dire, noi dobbiamo provare a trovare un momento di unità tra gli enti gestori delle case che li rappresenta, i sindacati degli inquilini, su questo teorema. La sovvenzionata rimanere una priorità nella risposta, diciamo, che la politica dà, che lo Stato italiano dà al disagio abitativo come politica sociale. È un ragionamento molto semplice, se volete molto elementare, però a mio avviso in questo momento storico, al di là di tutti i grandi ragionamenti, i grandi discorsi che si può fare, magari che creano una bella cortina fumogena, una bella nebbia, alla fine, quando si deve, appunto, come dicevo prima, decidere, si scelgono le priorità, e la priorità, a mio avviso, va ricordata come questa. Aggiungo come ragionamento, perché è un tema che a me sta a cuore, perché mi viene detto, beh, te sei il rappresentante di tutti i case popolari, chiedi questo perché fai il tuo lavoro, sei di parte, fai il sindacalista di parte, in questo caso, degli istituti di case popolari. Sì, è vero, è giusto, è una visione può essere potenzialmente letta come di parte. Io ho aggiunto degli elementi politici, sono quelli che ho provato a dirvi, insomma, che non sono soltanto una questione, come dire, no, di sindacato di parte, no, di difesa di un mondo, diciamo, di 5.000 dipendenti che lavorano in un comparto. Credo però di aver introdotto anche degli elementi politici, appunto il fatto di garanzie legate alle leggi e non alle convenzioni urbanistiche, una storia e quant'altro, che sono elementi che vanno al di là, diciamo, dell'aspetto dell'interesse di parte di un mondo, diciamo, di un piccolo mondo in questo caso. Noi però dobbiamo essere un mondo che si presenta, non dico efficace, efficiente e lustrato, come dire, a festa. Magari, perché no, sarebbe auspicabile, per dire, però quantomeno funzionante, sì. E uno dei punti di debolezza, diciamo, del nostro mondo, e soprattutto in alcune realtà, è la morosità. Ecco, io vi invito a riflettere come sindacato degli inquilini, visto che voi avete un rapporto privilegiato proprio con gli inquilini, a tenere di conto che in questo periodo storico, per i motivi che dicevo prima, per il fatto che siamo chiamati a fare questo tipo di scelte, non noi ma la politica, la morosità, diciamo, dentro le case popolari può diventare un punto di debolezza che può essere anche strumentalizzato. Quindi il mio invito è: attenzione,
gli inquilini delle case popolari, se vogliono contribuire a fare una battaglia su questo fronte, devono stare attenti a non mettere il bollettino dell'affitto del canone tra gli ultimi bollettini da pagare, ma non soltanto per un fatto in sé in quanto tale rispetto al canone da pagare, perché, ma lo dico perché c'ha una valenza politica in questo momento, quello di non, come dire, indebolire gli istituti di case popolari sotto il fronte della morosità. Quindi a mio avviso questo è un invito che faccio, non perché chiedo ai sindacati dell'Unione Inquilini in questo caso specifico, o ad altri sindacati di inquilini di come dire, fare battaglie, come dire, no, esasperate sotto questo profilo, sotto questo punto di vista, ma penso però che bisogna avere quella attenzione e quell'intelligenza, perché questo è uno dei temi di frontiera che ci vede, come dire, deboli in alcune realtà, in alcuni contesti. E questo non è che sto scaricando, come dire, su gli inquilini il problema della morosità degli istituti di case popolari, non mi fai intendere, sto parlando di una sfumatura, perché da un punto di vista della sostanza, cioè della cosa più importante, più significativa, tocca a noi, come dire, fare in modo di avere delle realtà, degli istituti di case popolari che sono in grado di essere efficienti nella loro attività, essere in grado di riscuotere gli affitti. Questo è l'elemento centrale, prioritario, è l'elemento ovviamente più significativo. Però se devo fare un invito, che faccio è quello che come sfumatura, ma come sfumatura che assume una valenza simbolica e politica, come dire, che faccio a tutti i sindacati di inquilini, attenzione, dateci una mano sotto questo profilo, non soltanto per un fatto, come dire, di onestà, di legalità, ma anche perché è un elemento di frontiera, altrimenti rischiamo che, come dire, quelli che vogliono mettere in evidenza la storia degli istituti di case popolari e allora, come dire, di chiuderla perché non funzionano, può, come dire, significare anche la chiusura di una storia di edilizia pubblica, di case pubbliche in Italia, perché, come dire, l'housing sociale, l'affitto agevolato, e qui concludo, ad oggi, come dire, non viene proposto come una soluzione, come dire, che accompagna e che si somma all'edilizia pubblica, alle case pubbliche. Se fosse così, va bene, perché no? Per motivi ideologici, troppo poco per dire no. Anzi, pragmaticamente, qualcosa in più che si somma, meglio, mi verrebbe da dire. È evidente che in questo momento c'è un tentativo di sostituzione, e quindi, in questa logica, io credo che ci sia lo spazio, anche con grande serenità, ma con grande determinazione e forza, diciamo, di fare una battaglia comune. E questo è il mio invito, vi faccio da inserire nei vostri lavori, nei vostri ragionamenti, e come dire, vi accompagneranno anche oltre questi due giorni, perché comunque ci sarà da lavorare insieme, sia a livelli regionali delle singole regioni che a livello nazionale. E quindi questo è, come dire, il mio pensiero della sera che vi lascio per questi due giorni, e vi ringrazio ancora per l'invito, buon lavoro. Grazie. Grazie.